Ciao a tutti, benvenuti. Oggi voglio rispondere un po' di domande che mi avete fatto in tanti. Prima cosa, mi avete chiesto se avevo paura, quando abbiamo paura durante le indagini. La risposta è sì, ci è capitato di aver paura, anche perché non sappiamo con chi abbiamo a che fare. Ci avete chiesto, ci sono? Sì, ci sono. Gli spiriti ci sono. E abbiamo anche la conferma. Mi avete chiesto anche perché lo faccio. Beh, lo faccio perché sto cercando di delle risposte. Risposte quali ancora mi sto domandando. Mi sto chiedendo ancora oggi perché. Tutto è cominciato 5 anni fa. Ero in un'abitazione privata. Sono sceso in questa abitazione. C'è la cucina, il corridoio e poi fuori dal corridoio le due stanze da letto. Quando ho messo piede in questo corridoio ho avuto una sensazione di oppressione, paura, tanta paura. All'inizio non sapevo che cos'era, in quel periodo io non ci pensavo di fare paranormale. Quando sono uscito da quell'abitazione continuavo a girarmi verso l'ingresso, con ancora la paura addosso. Sono venuto qua a Torino, ho chiesto informazioni a mia sorella, mi ha detto, dopo che ho parlato, ho spiegato la situazione, mi ha detto, sì, beh, quella casa ci abitava il prete, dove è stato trovato morto. Da lì mi sono fatto uno più uno. Ancora oggi non so dirvi di preciso che cosa sia stato veramente. So soltanto che ancora oggi non so se riuscirei a entrare più in quell'abitazione. Mi avete fatto altre domande, mi avete chiesto cosa si prova, le sensazioni. Le sensazioni ci sono tante. La gira di testa, brividi lungo la schiena, nausea, vomito. Svenimenti anche, proprio può succedere. Perché loro, queste entità, prendono la nostra energia per manifestarsi. E quindi ci indeboliscono. Quindi durante l'indagine bisogna fare molta molta attenzione. Andare con cautela, avere molta pazienza, perché non sempre si possono avere risposte concrete. E quindi un'indagine può durare da un'ora fino anche 6 ore. Voglio parlare anche di una cosa molto importante. Innanzitutto mi sono sentito dire cosa che non trovo sia giusto, non trovo che sia corretto esprimersi in questo modo, però mi hanno detto che le persone bisogna rispettare da vive e non da morti. Bene, sbagliato. Anche i morti vogliono il loro rispetto, bisogna rispettarlo. Perché loro sono di aver fatto di energia, gli spiriti. Sono molto molto più forti di noi, quindi è molto pericoloso fare un'indagine paranormale. Noi lo facciamo perché sappiamo cosa facciamo, abbiamo le attrezzature adeguate, abbiamo una coscienza in questo campo, sappiamo cosa andiamo incontro e andiamo col piede di piombo, come si suol dire. Cosa voglio dire anche, sento tanti dire quasi quasi provata la Ouija. Allora, voglio dire una cosa, non l'ho fatta. Lasciate stare la tavola Ouija, o Ouija come viene chiamata, perché è molto 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 pericolosa. Usare la tavola Ouija o fare una seduta spiritica equivale ad aprire un portale. È vero, sì, si comunica con i morti. Però si può fare anche entrare qualcosa di maligno in casa. So di gente che ha dovuto abbandonare la propria abitazione perché si sono trovati con l'abitazione infestata. Cosa che neanche con l'esorcismo sono riusciti a mandarli via. Quello è un consiglio che voglio dare. Se volete invece provare a fare il paranormale, anche se comunque il paranormale si inizia a fare perché si hanno delle
esperienze negative o anche positive, però esperienze abbastanza particolari, come mi è successo a me e come è successo a tanti Ghost Hunters. Comunque, se volete pensare, vi consiglio di prima di iniziare a chiedere informazioni, informarvi come si fa e perché si fa. Quindi andate da qualcuno che sa fare già, guardate come fanno e chiedete. Anche se comunque tanti ve lo sconsiglieranno, perché come ho detto prima è molto pericoloso. Con questo fatto, beh, che posso dire ancora? Ultimamente abbiamo preso nuove attrezzature. Adesso ultimamente useremo anche una radio CB, una Rich trasmittente, una radio che si usava durante la seconda guerra mondiale, scusate. Veniva usata questa radio, veniva usata dai soldati per comunicare tra di loro, per darsi informazioni, per chiedere aiuto. Successivamente è stata usata anche dai camionisti per comunicare, se c'era un posto di blocco o altre informazioni. Dopo è diventata CB, cioè banda cittadina, come ho usato anch'io. Ci vuole la concessione, ci serve appunto per parlare tra amici, dove all'interno ci sono tante persone, che si chiama ruota. Per ogni persona bisogna dare il cambio, quindi si parla, si schiaccia, dice: ok, io sono Pinco Palino, ti do a te il cambio, e si passa alla persona successiva. Bene, questa radio qua voglio provare a usarla anche durante le indagini paranormali. Non è sicuro che funzioni. Proveremo. Stiamo cercando di fare tanti tentativi. Come avete visto, ho iniziato a fare metafonia, dove ho avuto anche riscontri abbastanza interessanti. Grazie a voi che mi avete comunicato di aver sentito qualcosa. Io sinceramente non l'ho sentito subito, anche perché, come ripeto, non ho ancora l'orecchio abbastanza fine per poter percepire. Non è facile fare metafonia. E quindi proviamo ancora. Farò altre sessioni di metafonia con l'applicazione sul telefono. Anche se comunque è sempre un'applicazione, quindi per me è poco attendibile. Adesso appena posso voglio prendere la spirit box. Cos'è la spirit box? La spirit box è una comune radio che funziona in AM/FM con una scansione continua. Una radio normale di questa portata, quando arriva alla stazione radio si ferma, fa la scansione continua, però all'ascensore si ferma. La spirit box è studiata apposta per fare la scansione continua a ciclo continuo, cioè va avanti con i suoi canali senza fermarsi, e durante le pause, diciamo quelle pause chiamate bianco, frequenze bianche, si dovrebbe sentire una voce di identità. Abbiamo già provato, come ripeto, con l'applicazione sul telefono. Una è la Pyris e l'altra invece è l'Equox. Riproveremo a fare nuove sessioni e vedremo i risultati. Bene, per oggi credo di aver detto tutto. Se avete qualche domanda, fatemela pure, qualche consiglio. Se avete qualche consiglio da darci, va bene, benvenga. Siamo pronti anche ad ascoltare i vostri consigli. Non esitate a chiamarci in caso di difficoltà, perché non giudichiamo nessuno. Mi sono sentito dire: guarda, io mi è capitato questo, però non sapevo se dirti perché magari mi prendevi per pazzo. Non è così. Non è così, perché noi facciamo appunto paranormale e quindi potete affidarvi a noi, come con altri standard. Detto questo, niente, penso che sia di aver detto tutto. Continuate a seguire il mio canale.
iscrivetevi e ci sentiamo poi la prossima indagine. Ciao e ancora grazie a tutti.